Salve amici e amiche, benvenute nel mio canale Nuvoli di Lana. Oggi vorrei proporvi questo scialle a V, che è un semplice modellino perché non è completato, è cosiddetto in 3D, con un punto lavorato tipo 3D. Guardate come viene grazioso e bellino. Molto particolare, molto elegante, traforato, leggero e morbidoso. È facile da realizzare, non c'è nessunissima difficoltà e se al lavoro compiuto e terminato vi ha dato soddisfazioni, io vi sarei grata se più potete iscrivere al mio canale cliccando sulla parola iscritto a fianco al nome del mio canale Nuvoli di Lana. Vi sarei grata, ma molto grata, sempre che il lavoro che vi propongo sia condiviso con voi e sia piaciuto e gradevole. Io ho utilizzato questo filato di lana che si chiama Caprice, forse l'ho già proposto in altri tutorial. L'ho scelto io e di mio gusto e piacere, ma voi siete liberi di scegliere ogni tipo di filato e qualità di filato che sia di vostro gusto e i colori ugualmente. Qua ci sono tutte le istruzioni per poterlo utilizzare, ha uno spessore numero 5 e ho lavorato con l'uncinetto numero 3. Lascio a voi la scelta di scegliere quello che preferite. Logicamente, naturalmente, non obbligo nulla e niente a nessuno. Questa è soltanto una mia idea. Io do l'idea, poi voi potete svilupparla come meglio credete. Spero soltanto come scopo principale che il lavoro che vi propongo sia di vostro gusto. Questo è il mio scopo. Allora, io parto da una base che ho già incominciato, cioè dentro un cerchietto di 5 catenelle, 5 catenelle chiuse a cerchio, ho lavorato 4 gruppi di 2 punti alti separati da 2 catenelle. Due gruppi faranno parte del bordo margine di un lato e due gruppi dell'altro bordo margine, perché si parla di scialle a V. E qui al centro svilupperemo il nostro lavoro, che poi vi spiegherò man mano che lavoreremo. Entro dentro il mio cappietto, non uso il punto eclissato, mi piace fare il rigiro lavoro con le 3 catenelle. Una, due, tre. Filo sull'uncinetto, entro dentro l'archetto e lavoro come modulo del bordo margine 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti, 1 e 2. Poi una, due catenelle, raggiungo qui l'archetto centrale dove lavorerò 3 punti alti. Guardate com'è grazioso il lavoro mentre io lo elaboro. 1, 2 e 3. 3 punti alti normali e semplici. Proseguo, faccio una, due, tre catenelle, raggiungo l'altro archetto del bordo margine laterale e anche qua mi ripeto con 2 punti alti, 1, 2, una catenella e 2 punti alti, 1 e 2. Poi rigiro e lavoro. Le catenelle di rigiro lavoro, entro dentro l'archetto e ripeto il modulo del bordo margine, 2 punti alti, mi tiro un po' di filo per avvantaggiarmi nel lavoro, abbiate pazienza, chiedo scusa se non si attorciglia, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti dentro lo stesso archetto, 1 e 2. Una, due, tre catenelle, badate bene. Ora, qua sul gruppo dei 3 punti alti, io lavorerò solo sul primo punto alto in rilievo 3 punti alti. Uno, sempre sullo stesso punto. Due e tre, sullo stesso punto alto. Proseguo, vado avanti. Una, due, tre catenelle e raggiungo l'archetto del bordo margine.
qua mi ripeto nuovamente con due punti alti, una catenella e due punti alti, uno e due. Questo è il risultato che abbiamo ottenuto. Dobbiamo andare avanti per renderlo ancora più in 3D e io lo chiamerei trapuntato. Anche perché dà l'idea del trapuntato. 3 catenelle di rigiro lavoro, entro dentro l'archetto, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, 1 e 2. 1, 2, 3 catenelle e raggiungo il gruppo che ho fatto precedentemente sul primo punto alto, la stessa cosa farò qui. Sul primo punto alto lavoro altri 3 punti alti in rilievo e sarà questa la tecnica che darà corposità di 3D al nostro lavoro. Guardate, così. Poi ancora una, due, 3 catenelle e raggiungo questa volta per fare l'aumento il primo punto alto del nostro bordo margine. E non vi dovete preoccupare se pensate che sia solo da una parte, perché no, perché facendo da un passaggio all'altro sarà prima un margine e poi l'altro margine opposto. Quindi su questo primo punto alto mi ripeto con altri 3 punti alti in rilievo, dandomi l'opportunità di fare l'aumento. Così. Era uno e adesso sono due. Proseguo. Una, due catenelle bastano e raggiungo l'archetto del bordo margine. 1, 2 punti alti, una catenella e ancora 2 punti alti nello stesso archetto. L'ho voluto rendere più leggero. Una, due, 3 catenelle di rigiro lavoro, entro dentro l'archetto e mi ripeto, 2 punti alti, una catenella, 2 punti alti, 1 e 2. Andiamo avanti. Una, due catenelle bastano perché sono già davanti al primo gruppo dei 3 punti alti che ho lavorato prima e allo stesso modo anche qui sul primo punto alto lavoro 3 punti alti in rilievo. 1, 2 e 3. Sullo stesso punto. Una, due catenelle e raggiungo l'altro gruppo dei 3 punti alti. Prendo solo il primo punto, su di esso lavoro 3 punti alti in rilievo. 1, 2 e 3. Sto dando corposità in 3D al nostro lavoro. Guardate. Proseguo, una, due, 3 catenelle e qui da questo lato raggiungo il punto alto del bordo margine che utilizzerò per fare un altro aumento lavorando sul primo punto 3 punti alti in rilievo. 1, 2 e 3. Faccio un altro aumento sfruttando il punto alto del bordo margine. Guardate come già si nota il nostro punto in 3D, che io chiamerei anche trapuntato. Proseguo. Una, due catenelle e raggiungo l'archetto del bordo margine. Due punti alti. 1 e 2. Una catenella e due punti alti, 1 e 2. Rigiro e lavoro, 3 catenelle di rigiro lavoro, entro dentro l'archetto, lavoro 2 punti alti, una catenella, dentro lo stesso archetto, 2 punti alti, 1 o 2. Il mio spessore è molto grande, però voi potete fare anche 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Questo è il bordo margine che raggiungerà fino all'altezza desiderata.
Vado avanti, una, due catenelle e raggiungo il primo gruppo dei punti alti che ho lavorato precedentemente. Sul primo punto mi ripeto, faccio tre punti alti in rilievo. Uno, due e tre. Proseguo. Una, due, tre catenelle e mi trovo davanti all'altro gruppo dei punti alti. Prendo il primo, lo lavoro in rilievo e su di esso lavoro tre punti alti. Uno, due e tre. Ecco qui. Proseguo, una, due, tre catenelle, raggiungo l'altro gruppo ancora che ho lavorato con voi, ma utilizzo solo il primo punto alto dei tre e su di esso lavoro tre punti alti in rilievo, uno, due e tre. Quindi, proseguo, una, due, tre catenelle e raggiungo il punto alto del bordo margine, questo, e su di esso, anche qui facendo un ennesimo aumento dei punti che stiamo lavorando, lavoro tre punti alti in rilievo, uno, due e tre. Ecco qui, guardate il lavoro come si vede, bellino e in forma in 3D. Molto molto particolare, sia visto in questo modo che in quest'altro modo, che è visto così, guardate come si nota bene, ed è anche reversibile perché è bello davanti e bello anche dietro. Proseguo il mio passaggio, 2 catenelle di separazione, entro dentro l'archetto e lavoro 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. 1 e 2. Ecco, a me sembra molto facile e anche sarebbe inutile, ripetitivo, ripetermi e rifare di nuovo altri passaggi, quando dovreste seguire queste indicazioni per ottenere il lavoro che vi ho mostrato, sperando che sia di vostro gusto. Guardate come viene elegante, io qui l'ho fatto in bianco, è molto bello, è traforato, è in 3D e lo chiamerei anche trapuntato. Spero di avervi fatto cosa gradita, spero che sia stata semplice anche la mia spiegazione e soprattutto che sia stato di vostro gusto. Ripeto, se vi volete dare un apprezzamento, dirmi che è bello, che è piaciuto, io vi sarei grata se vi iscriveste sul mio canale, che io coloro e do vivacità in questo modo anche, sulla parola iscritto cliccando lì sopra, a fianco al nome del mio canale, Nuvole di Lana. E vi sarei molto molto grata, non solo, ma mi sentirei gratificata perché saprei che il lavoro sarebbe apprezzato. Se poi vorreste aggiungere un like dove c'è il disegno del pollice all'insù, ancora di più vi sarei più grata. Quindi a questo punto non mi resta altro che ringraziarvi per l'attenzione che mi avete rivolto, la compagnia che mi avete fatto, assai importante. Non posso fare a meno di salutare, di ringraziare con tutto il cuore, con tutto l'affetto i miei iscritti. E siccome anche questa volta abbiamo lavorato all'uncinetto, il mio saluto di sempre è quello in francese, en crochet. Al prossimo tutorial con cose semplici e belle da elaborare. Spero che il lavoro sia di vostro gusto e piacere, questo è il mio scopo. Grazie ancora, al prossimo tutorial. Saluti, baci, con affetto, en crochet. Ciao, grazie, en crochet.